Alla scoperta di Ripagnola. Oltre ogni aspettativa, la partecipazione all'evento organizzato dai Pastori della Costa, l'Associazione NEDA e il FAE, Fondo Ambiente Italiano. È stata senz'altro una piacevole passeggiata, nonostante il caldo intenso, e occasione per assaporare e ammirare i profumi e le bellezze del paesaggio millenario e incontaminato che ancora oggi è in grado di offrire il tratto che va da Cozze a Polignano a Mare. Si tratta infatti dell'ultimo tratto autentico di costa del sud-est barese. La manifestazione di questa domenica, sintetizzando quanto ascoltato ai nostri microfoni da organizzatori e amministratori pubblici presenti all'evento, non vuole essere per nessuna ragione un evento contro qualcosa o qualcuno. Si tratta altresì di un momento in cui le numerose sensibilità, in questo caso associate, per la difesa e la salvaguardia dell'ambiente, la natura, la storia millenaria che alla lunga fascia costiera offre, chiedono rispetto e considerazione, stante il delicato passaggio che la zona si appresta a sopportare. Nessuno si senta sotto tiro, va solo compresa l'esistenza evidente di una forte e sentita sensibilità da parte della comunità pugliese tutta, che va in direzione del rispetto, tutela e conservazione, specie in questo delicatissimo caso di luoghi e paesaggi che tutto il mondo ci invidia. Avvocato Miccolis, le ragioni per cui siete qui? Intanto buongiorno e grazie per questo vostro intervento. Che funziona anche come documentazione della bellezza che c'è in questo posto. Siamo qui perché come gruppo, Comitato dei Pastori, anche a titolo personale, tendiamo alla realizzazione, la promozione e la diffusione di questo posto, di questo luogo, che è uno degli ultimi rimasti intonsi da un punto di vista biologico, vegetativo e anche da un punto di vista marino. L'obiettivo è quello di realizzare un parco che si affacci sul mare, tenuto conto che nell'intera area della città metropolitana di Bari, nella regione Puglia, e l'area della città metropolitana di Bari è l'unica a non essere dotata di un parco con sbocco, diciamo, sul mare. Tenuto conto che questa zona si presta veramente in maniera eccezionale e può essere anche una forte sollecitazione alla promozione dei settori produttivi di tipo ambientalistico per un turismo che possa essere destagionalizzato, ma anche per una promozione del settore agroalimentare, perché sicuramente se vogliamo puntare alla promozione del nostro territorio e dei prodotti nostri tipici, ovviamente è importante caratterizzarlo a tutti i livelli in Europa e nel mondo, e questo posto ci aiuterebbe tantissimo. Inoltre credo che le immagini lo possano dimostrare, è sicuramente uno dei luoghi dove c'è maggiore biodiversità nella zona e che consentirebbe anche una certa attività che va oltre il mero turismo estivo, anche un turismo nel periodo invernale per attività di ciclocross, attività di escursionismo e non disdegnando anche le attività che potrebbero essere svolte nel mare. Passiamo la parola a Maurizio Gagliano, consigliere comunale della nuova amministrazione. Quindi, signor Gagliano, in mancanza di un organismo di tutela, l'utilizzo della costa ha lasciato dietro di sé montagne di rifiuti, quindi ha abbandonato del tutto il luogo.
Sicuramente questo è stato un luogo che l'amministrazione vicina di Polignano a Mare ha lasciato come ultimo tra le sue priorità, perché c'era già un piano regolatore che prevedeva degli accessi al mare che sono stati addirittura occultati, oddio, non sono stati mai realizzati, e come diceva l'avvocato Miccolis, era previsto, sono previsti una serie di interventi di urbanizzazione che non sono stati mai realizzati. Quindi noi come amministrazione di Conversano, io come consigliere mi faccio portavoce di una serie di cittadini di Conversano, che ricordo a tutti essere questo il mare dei conversanesi, in mancanza di altre spiagge, essere il tratto più vicino nella via principale di accesso al mare da Conversano, quindi Polignano a Mare e Cozze, e quindi questo qua di Ripagnolo è sempre stato un tratto di mare molto più frequentato da cittadini conversanesi bagnanti che da altri. Questo porta a cosa? Porta ad avere la necessità di un colloquio con questa amministrazione, con l'amministrazione polignanese, con i quali già abbiamo rapporti istituzionali, vedi il SAC, vedi altre strutture organizzate per incrementare turismo e settori produttivi, affinché ci sia una pianificazione territoriale congiunta. Quindi vorremmo insieme a loro, insieme alle associazioni Pastori della Costa, insieme a tutte la Senneda e FAI e tutte le associazioni che sono vicine a questo progetto, arrivare a concertare quella che può essere un'azione urbanistica di questo territorio. L'interesse dei bagnanti è quello di avere servizi basi primari senza deturpare il territorio, quindi siamo pienamente contrari a una qualsiasi azione di cementificazione e di urbanizzazione, se non con materiali completamente biodegradabili. Quindi è possibile avviare qui uno dei tanti progetti della nostra bellissima Puglia, che ha visto incentivare il turismo in aree turistico-residenziali, però a carattere ambientalistico. Di qui ribadisco, i conversanesi che arrivano in questo territorio sono tanti, mi farò portavoce con la nostra amministrazione affinché si apra un tavolo istituzionale con l'amministrazione di Polignano e si possa proseguire con questo progetto. Grazie. Quindi un futuro che ci dà speranza. Sicuramente abbiamo un bel po' di anni per concertare questo progetto con l'amministrazione di Polignano. Il sindaco di Polignano ci è molto vicino, quindi cercheremo di parlare con lui sui tavoli preposti. Le associazioni continueranno a fare il loro lavoro sociale, il loro lavoro tra i cittadini, e le istanze delle associazioni saranno prese in considerazione per diventare programma efficace ed effettivo dell'urbanizzazione di questa zona. Bisogna ragionare come il legislatore ha fatto e come il legislatore nazionale, il legislatore pugliese ha fatto con riferimento all'istituzione del SAC. Maurizio faceva riferimento all'importanza di questo strumento che purtroppo non ha funzionato nel corso di questi anni. Il SAC, il nome del SAC è evocativo ed è infatti mare tra le mura, che comprende da Rutigliano per arrivare, per passare da Conversano, Mola e arrivare fino al territorio di Polignano. Ma questo luogo viene frequentato anche da persone di Castellana, Putignano, Alberobello, eccetera eccetera, tutti quanti luoghi a fortissima vocazione turistica. Noi a Compasso ci troviamo a pochissimi chilometri dalla città di Bari, ma al tempo stesso a pochissimi chilometri da Matera, a pochissimi chilometri da Lecce, e potremmo come dire, incrementare ogni nostra offerta solo se ragioniamo in funzione d'ambito. Così come il sindaco di Polignano è in questo momento capofila rispetto diciamo nell'aro con riferimento alla gestione dei rifiuti, non si comprende che quindi che la cui discarica è anche compresa nel territorio di Conversano, non si capisce per quale ragione nella stessa maniera anche altri comuni che hanno comunque ritengono di poter offrire ed avere una vocazione di carattere turistico di altra natura non possano come dire, utilizzare i territori di concerto altrui. Nessuno chiede che questo luogo passi al comune di Conversano, sic et simpliciter. Questa è stata anche una provocazione che qualcuno ha voluto
formulare, perché esiste una legge regionale da questo punto di vista, perché ci siamo resi conto che oggettivamente il comune di Polignano quest'area l'ha sempre emarginata.